Buongiorno a tutti e buongiorno e benvenuti a questo appuntamento. Oggi siamo alla quarta giornata di Forum PIA e abbiamo già avuto modo di ascoltare tanti interventi da cui prendere spunto per affrontare questo nuovo ciclo digitale, riprendendo proprio le parole di Claudia Barroso, uno degli ospiti internazionali dei giorni passati. Oggi avremo modo di parlare in maniera più approfondita proprio delle buone pratiche e delle leve per la transizione al digitale della pubblica amministrazione, soffermandoci su quelli che sono i processi, i modelli di servizio, ma anche sulle competenze necessarie ad attivare questa spinta di trasformazione della macchina amministrativa. In questo momento storico in cui stiamo lavorando a una nuova strategia, stiamo definendo i piani nazionali di ripresa e resilienza e in cui gli obiettivi per la pubblica amministrazione sono sempre più ambiziosi. Abbiamo il piacere di ospitare oggi un ricco panel di relatori che provengono da realtà istituzionali e contesti territoriali diversi tra loro, tutti con un grande bagaglio di esperienza non solo istituzionale, ma anche di percorsi personali e di battaglie che hanno portato avanti in questi anni in veste di veri e propri traghettatori di innovazione e di cultura digitale, anche al di là dei propri confini istituzionali. E prima di passare a presentarveli, volevo ringraziare il nostro partner SCS Consulting che ha voluto e con cui abbiamo organizzato questo evento. E insieme a SCS Consulting abbiamo pensato di strutturare il dibattito in due momenti, in due momenti di confronto con due focus sì diversi ma integrati tra loro, che seguono un unico filo conduttore, che è il miglioramento della qualità dei servizi pubblici. Ci focalizzeremo dunque, come dicevo, su due leve principali, di particolare importanza, che sono un po' due facce della stessa medaglia che viene comunemente identificata come change management. E da un lato il change management deve prevedere quindi un cambiamento e una revisione dei processi operativi e degli standard, di servizio, degli strumenti di gestione della pubblica amministrazione, deve cercare nuove modalità di erogazione dei servizi, anche partendo dall'analisi dell'utenza e ampliando l'uso delle tecnologie, e per costruire standard operativi, come dicevo, di servizi efficaci, efficienti, trasparenti e inclusivi e tante altre parole chiave che spero che verranno fuori dagli interventi di questa giornata. Dall'altro, per dare corpo a questi cambiamenti, anche a livello organizzativo, bisogna pensare che la pubblica amministrazione deve riuscire a valorizzare il proprio capitale umano e a rafforzare la capacità di management con le giuste conoscenze e competenze. E non voglio io dilungarmi oltre adesso, e se siete d'accordo entrerei subito nel vivo della discussione con i nostri ospiti, partendo proprio dal primo tema, quello relativo ai modelli, agli standard operativi di servizio e coinvolgendo nella discussione un primo gruppo di relatori, con Paola Cicognani, direttore dell'Agenzia Regionale del Lavoro della Regione Emilia-Romagna, benvenuta. E Raffaele Gareri, responsabile per la transizione digitale e direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale. Giuseppe Gigante, direttore INAIL Puglia, quindi collegato da Bari. Paolo Sottili, direttore generale Alfa Liguria, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento. E Giovanni Salomone, che per SCS Consulting si occupa nello specifico dell'area pubblica amministrazione. La domanda che vorrei porre a tutti, lo premetto, è un po' complessa, ma ci permetterà di capire meglio le visioni e le sfide che ogni amministrazione, nella sua peculiarità, andremo a vedere, deve affrontare. La domanda è: quali modelli e standard operativi di servizio possono essere attivati per intraprendere un percorso di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e perché? Dottoressa Cicognani, se la vedo, ecco. E vorrei iniziare con lei chiedendole, come direttore di un'agenzia regionale del lavoro, se può introdurci e raccontarci un po' cosa comporta questo, un processo di digitalizzazione di servizi pubblici per il lavoro, nello specifico. Sì, grazie. Ho il telefono, non so bene. La vediamo e la sentiamo benissimo, quindi. Perfetto. Allora, naturalmente occupandoci noi di servizi alla persona, perché l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro si occupa di erogare prestazioni di politiche attive rivolte alle persone, naturalmente il punto di partenza, diciamo, di questa riflessione
non può non tener conto di che cosa significa spingere sul processo di digitalizzazione rispetto ai diversi target che sono i destinatari delle politiche attive del lavoro. E quindi il primo punto di partenza, diciamo, riguarda la capacità di saper diversificare processi di accesso per persone che hanno competenze digitali e processi di accesso che le persone sono totalmente prive di competenze digitali. Naturalmente la pandemia ha fortemente modificato, diciamo, il quadro di accesso. Fino a prima della pandemia, i centri per l'impiego erano servizi ad accesso libero con degli standard temporali definiti dentro i quali le persone potevano, diciamo, entrare ad accesso libero. A seguito della pandemia tutto questo, diciamo, si è fortemente modificato, ma è stato relativamente semplice, anche se non è affatto vero che sia stato semplice del tutto, però riuscire a compiere un'operazione di mantenere un legame con le persone attraverso le modalità da remoto. Quindi la pandemia ha prodotto una accelerazione di sperimentazioni che erano in corso, di prestazioni erogate in modalità online, in cui naturalmente, in modo particolare nel corso del 2020, sono risultate essere l'unica possibilità per mantenere contatti con gli utenti disoccupati in carico ai centri per l'impiego. La parola modello, diciamo, ancora forse è un po' troppo alta per poter parlare di un modello. Possiamo parlare di approssimazioni successive. Noi stiamo lavorando in questa fase alla costruzione di un modello vero e proprio attraverso la definizione di standard operativi delle prestazioni di politica attiva che devono essere erogate dai centri per l'impiego, studiando per ciascuna di queste prestazioni se la prestazione è fruibile in modalità online o diversamente se la prestazione non è fruibile in modalità online. Perché? Perché la dimensione, diciamo, prevalentemente amministrativa di alcune prestazioni sono facilmente, diciamo, e sono già state trasferite tutte in modalità online. Faccio tre esempi per dare il concreto di quello che sto dicendo. Oltre 30.000 tirocini in Regione Emilia-Romagna si avviano attraverso una piattaforma dentro la quale tutto è gestito interamente attraverso un processo online. Le aste per l'accesso alla pubblica amministrazione per le categorie B avvengono totalmente in modalità online. La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro avviene in modalità online e in modalità mista. Ma ripeto, modalità mista significa coadiuvati anche dall'operatore perché c'è una componente non residuale ancora in carico ai servizi per l'impiego che non dispone nemmeno dei device necessari per accedere in modalità online. Provate a pensare che in Emilia-Romagna ci sono a carico dei centri per l'impiego quasi 60.000 persone beneficiarie del reddito di cittadinanza, molte delle quali, ripeto, non hanno nessuna possibilità di accesso. Il pass, prego. Sì, dicevo comunque l'ecosistema di condivisione in qualche modo peculiare che ha individuato e ci ha raccontato lei e mi viene come spunto un po' per chiedere invece a una realtà territorialmente anche di utenza diversa che quella della città, per esempio di Roma Capitale, di cui il dottor Gareri è il direttore per la transizione al digitale, se possiamo considerare un po' questi ecosistemi in qualche modo riportati nella città e quindi la città un po' come piattaforma, che ruolo ha in questo senso questo tipo di istituzione diversa, ma prego. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito a partecipare a questo incontro. Sì, come diceva lei Elvira, noi stiamo un po' investendo sullo sviluppo di un nuovo modello di cooperazione nella città per
il potenziamento e la messa a disposizione di nuove infrastrutture e servizi digitali. E abbiamo approvato nel marzo di quest'anno il piano Roma Smart City, che è stato un percorso partecipato. Abbiamo coinvolto più di 2.000 persone all'interno e all'esterno della nostra amministrazione, proprio con l'obiettivo di condividere delle nuove logiche, diciamo, di interazione fra gli attori della città. E quindi non solo fra i nostri dipartimenti, ma anche con le nostre partecipate e con le università, con le associazioni, perché la nostra convinzione è che solo attraverso un riallineamento delle strategie di sviluppo di queste organizzazioni in una direzione unitaria, verso una visione condivisa, solo in questo modo vi sia la possibilità di cogliere l'enorme potenzialità che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione. Quindi questa convergenza delle strategie ovviamente deve nascere anche da una condivisione di modelli, no? Quindi l'importanza di operare a ecosistema, l'importanza di governare i dati in questa fase, l'IoT, i big data già esistenti, ma anche l'intelligenza artificiale ci spingeranno sempre più a dotarci di strumenti e piattaforme per gestire questa enorme mole di dati, se vogliamo poi evolvere sempre più verso lo sviluppo di politiche guidate dai dati e addirittura erogazione di servizi online, anch'essi guidati dai dati. Noi a fianco a questo, diciamo, percorso di sviluppo strategico abbiamo affiancato anche una ricognizione delle progettualità in essere. Ne abbiamo individuati 81 per circa 200 milioni di euro che verranno spesi, diciamo, consumati nel corso dei prossimi 2 o 3 anni. E riteniamo che questi progetti siano un bel laboratorio nel quale mettere in pratica questi modelli che abbiamo focalizzato e condiviso con gli attori della città per, come dire, fare un po' da palestra verso una nuova ondata, probabilmente, di progettualità che nei prossimi 5 anni sarà rappresentata non solo dai fondi del PNRR, ma anche dal nuovo quadro economico-finanziario dell'Unione Europea. Noi andiamo a affrontare un momento straordinario, diciamo, di disponibilità di risorse e credo che questo ci consentirà di concentrarci sui contenuti progettuali e sui modelli attraverso cui portare avanti questi progetti. La trasformazione in atto che viene nella nostra società, questa trasformazione digitale, ci spinge verso questa dimensione, verso questa attuazione anche un po' multidisciplinare e non solo tecnologica. E credo che la vera sfida sia proprio questa, cioè riuscire a parlare di trasformazione digitale, ma con un mix adeguato di competenze e con un mix di attori della città che piano piano riorientano le loro strategie e evolvono verso una coprogettazione dei servizi a beneficio del cittadino, delle imprese e in generale della comunità di riferimento. Sì, e la sfida, oltre che dal lato istituzionale, è una sfida anche rispetto alla popolazione, rispetto al cittadino, cioè creare servizi, erogare servizi, dall'altro lato c'è un cittadino che in qualche modo va ingaggiato. E il dottor Gigante, non so se può intervenire lei su questo, nel senso come si fa a cultura digitale? In qualche modo il suo ente per eccellenza sa quant'è centrale l'utenza in questo senso. Quindi come si può portare un ingaggio reale? Allora, bisogna partire, non so se mi sentite, spero che non Sì, ci siano problemi. tutto, la Perfetto, vediamo e la sentiamo perfettamente. intanto buongiorno a tutti, Buongiorno. buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i partecipanti a questo forum. Allora, dobbiamo partire da un dato storico. Sicuramente l'INAIL nel corso degli ultimi decenni ha mutato pelle, cioè ha mutato il suo ruolo da ente erogatore di servizi, come lei prima accennava, a attore garante di un sistema più complesso di tutela, con al centro il cittadino, con al centro il lavoratore. Questa trasformazione del ruolo dell'istituto è stato poi confermato dal testo unico, che ha messo in capo all'istituto una mission straordinariamente importante, come vedremo dal punto di vista culturale, che quindi in qualche modo poi risponde alla sua domanda, che è quella di fare informazione e sensibilizzazione su un tema, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha una rilevanza morale, etica e che attiene alla completezza,
come dire, del sistema di tutela dei lavoratori. Come sapete, il fenomeno infortunistico è estremamente complesso. Estremamente complesso perché le implicazioni sono di tipo, come dire, sono articolate, hanno indicazioni di carattere organizzativo, tecnico. Quindi è chiaro che non può ridursi al mero dato statistico. Il problema è quello di individuare dei target sempre nuovi, perché il tema della prevenzione diventi in qualche modo un tema di natura culturale. Questa è la domanda che ci siamo fatti e che è diventata ancora più forte, più come dire, invasiva in tempi di pandemia. Come arrivare a determinati soggetti e soprattutto come individuare nuove fasce di soggetti interessati a questa trasformazione di natura culturale in tema di prevenzione. Cioè, il nostro obiettivo non è soltanto quello di indennizzare, il nostro obiettivo, la nostra mission, si arricchisce dell'evitare, in ordine appunto alla riduzione del fenomeno infortunistico, trasformando il mero adempimento e quindi rispetto benissimo della legge a una condizione culturale di ricchezza e di civiltà di una popolazione lavorativa. Noi in Puglia abbiamo fatto una scelta che ritengo assolutamente straordinaria ed innovativa. Abbiamo puntato su un target nuovo, diverso, quello dei giovani, cioè un target che ad oggi non è interessato dal fenomeno infortunistico, perché si tratta ragionevolmente di studenti, eppure abbiamo pensato di investire su di loro, investire utilizzando i loro linguaggi, perché abbiamo pensato questi, se vogliamo fare cultura, se vogliamo fare prevenzione in una logica di investimento, questi sono gli interlocutori del domani, i nostri lavoratori, professionisti, imprenditori. Quindi abbiamo pensato, abbiamo avuto la necessità, soprattutto in questo periodo di pandemia, di riduzione dei contatti, di innovare la nostra comunicazione istituzionale, però con strumenti utili, tali da avvicinare la popolazione, questa nuova popolazione. E naturalmente questo ha significato per noi, come dire, figli di una comunicazione istituzionale, innovare dal punto di vista degli strumenti. Ed è qui è nata l'idea di realizzare, di produrre Distanza Zero, che è sostanzialmente un video che racconta con la tecnica appunto del cortometraggio, più vicino quindi ai ragazzi, racconta le vicende di un rider, una professionalità che fino a poco tempo fa non aveva alcun tipo di tutela, ma che ci ha permesso di avvicinare una platea straordinaria di utenti, un target straordinario che fino a poco tempo fa non sarebbe stato, come dire, nel nostro mirino comunicazionale, ma che oggi invece ci sta portando risultati straordinari, perché i ritorni stanno, come sono dire, evidenti. Sono evidenti. Abbiamo avuto il coraggio di innovare e questo ha significato per noi un passaggio culturale del quale siamo particolarmente orgogliosi. Grazie. E sono contenta oggi di avere questa platea così variegata di tipologie di enti, anche perché i punti di vista, anche rispetto all'utenza diversa, sono spunto per tutti. E in particolare in questo nuovo intervento che chiederei al dottor Sottili dell'Alfa, che è un'agenzia, un organismo intermedio in qualche modo, nell'attivazione dei servizi al cittadino, cosa fa un organismo intermedio? Come può facilitare i percorsi di digitalizzazione nei vari soggetti territoriali? In questo caso parliamo di un target ancora diverso. Diciamo che mi sentite a posto. Va bene, quindi Alfa, come stavo dicendo, è un ente strumentale di Regione Liguria che, diciamo così, gestisce innanzitutto, dico, appunto, quella che è la formazione professionale finanziata con il Fondo Sociale Europeo. E quindi diciamo che sicuramente, tra le altre cose, dentro Alfa c'è anche l'organismo, l'osservatorio del mercato del lavoro. E quindi diciamo che sicuramente la prima cosa che può fare un ente di formazione è quello di avere quel polso della situazione, cioè realizzare un attento monitoraggio di quelli che sono i fabbisogni formativi e occupazionali del territorio, per chiaramente dare delle risposte tempestive, possibilmente cercando chiaramente di andare oltre quella che è la fotografia dell'esistente. In secondo luogo, sicuramente un ente di formazione e più in generale il sistema formativo regionale, perché chiaramente l'Alfa è un tassello di questo sistema e attua quelle che sono le politiche
formative della regione, dell'amministrazione regionale, dicevo appunto, può sicuramente svolgere un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo delle competenze digitali a vari livelli, chiaramente attraverso gli interventi formativi che vengono realizzati appunto sul territorio, che vengono realizzati attraverso gli enti di formazione, che sono accreditati da ALFA, perché ALFA si occupa anche della fase di accreditamento di questi enti di formazione, anche se poi il provvedimento formale finale, insomma, di Reggio Liguria. Chiaramente parlo di formazione a vari livelli, cioè nel senso che c'è la formazione sulle competenze specialistiche, che sono quelle delle figure praticamente informatiche, insomma delle professioni informatiche molto richieste praticamente anche in Liguria, e che sono sempre carenti sul mercato del lavoro, perché anche in questo momento dai dati in nostro possesso risulta praticamente che ci sono alcune centinaia di posti di lavoro praticamente che non riescono ad essere coperti, cioè le aziende cercano praticamente queste figure informatiche appunto che non si trovano, insomma sviluppatori, sistemisti, tecnici di sicurezza informatica, database administrator appunto eccetera. Quindi dicevo sicuramente competenze digitali specialistiche, tra le altre cose ricordo che a Genova c'è un ITS, quello di Erzelli, che è focalizzato proprio sull'Information Communication Technology, che forma figure altamente qualificate, insomma tutto il percorso praticamente della formazione professionale parallela alla scuola ordinaria, cioè IFP, IFTS, formano sicuramente figure con competenze digitali. Poi chiaramente c'è il tema della formazione della formazione sulle competenze digitali trasversali, ovvero sia quelle di base che servono a tutti i dipendenti di qualunque organizzazione, diciamo pubblico o privata, pur non essendo degli informatici, perché tutti lavoriamo in contesti organizzativi che sono a crescente digitalizzazione, quindi utilizziamo chiaramente procedure informatiche, strumenti informatici, tutto ciò si è accentuato a seguito della pandemia, smart working, eccetera. Quindi sono quelle competenze che devono essere possedute da chiunque lavora. Poi c'è il tema fondamentale che è stato toccato prima anche dal direttore dell'email, che è il tema della cittadinanza digitale, insomma, che è fondamentale, molto complesso da gestire, ma è il tema fondamentale delle competenze digitali che qualunque cittadino deve possedere per poter vivere in una società dove sempre di più si offrono servizi pubblici e privati digitalizzati. No, semplicemente la capacità di prenotare un vaccino praticamente attraverso un sito web, di chiedere praticamente il duplicato di una tessera sanitaria utilizzando lo SPID. Poi diciamo ALFA, oltre a questo, si occupa anche di certificazione delle competenze, e siamo un'amministrazione, diciamo così, la Liguria è abbastanza avanzata su questo fronte, quindi un altro tema è sicuramente quello della certificazione, diciamo, delle competenze informatiche che sono state maturate praticamente dalle persone non attraverso percorsi formali di formazione che terminano praticamente con titoli di studio, con qualifiche, ma che sono invece il frutto di, come posso dire, percorsi esperienziali. E chiaramente la certificazione delle competenze che va a regime adesso in Regione Liguria, quindi si apre dal cittadino, può consentire di rendere queste competenze informatiche più facilmente, come posso dire, riconoscibili e più facilmente spendibili appunto sul mercato del lavoro. Poi chiaramente un ente di formazione può anche essere chiamato, a livello chiaramente un ente come ALFA potrebbe anche essere chiamato ad occuparsi della formazione, diciamo, anche in tema di competenze digitali di altre pubbliche amministrazioni del territorio, cioè i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni del territorio. Quindi un ente facilitatore, beh, e anche che spinge verso la semplificazione in realtà di processi non solo interni ma anche dei soggetti con cui collabora in qualche modo. E Giovanni Salomone, rispetto alla tua esperienza, vogliamo ritornare un attimo al livello più generale della prima domanda che facevo, quindi portando la tua esperienza. Assolutamente. Grazie. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, diciamo che ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto fa capire come sicuramente il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione sia un processo, diciamo, complesso e articolato che insiste su più dimensioni. Ci sono servizi differenti e differenziati, utenti a cui si rivolgono questi servizi altrettanto differenti, a che all'interno magari dello stesso servizio possono esprimere bisogni diversi. Gli stessi enti che erogano il servizio e qui sono rappresentati, sono diversi e di conseguenza diverse devono essere le tecnologie da utilizzare, i processi da intraprendere. Differenti infine, come diceva il dottor Gigante, sono le modalità con cui comunico all'interno e all'esterno i cambiamenti introdotti. Ma parlando di digitalizzazione dei servizi all'interno della pubblica amministrazione, dal mio punto di vista questi si possono raggruppare principalmente in quattro macro categorie, ciascuna delle quali ha proprie peculiarità e parole d'ordine da seguire in chiave di digitalizzazione.
I primi sono i servizi, le procedure amministrative o di primo livello, quindi quei servizi molto standardizzati, standardizzabili, per i quali le parole d'ordine devono essere sicuramente la semplicità, la velocità e l'accessibilità. Tra questi possiamo avere, ad esempio, i servizi di prenotazione, come diceva il dottor Sottili, di pagamento, i servizi di iscrizione, adesione, il rilascio di certificazioni e attestazioni, come la dichiarazione di immediata disponibilità di cui parlava la dottoressa Ciccognani. Servizi quindi fruibili in completa autonomia da parte dell'utente. Nel secondo gruppo si trovano invece i servizi cosiddetti specialistici o di secondo livello, per i quali le parole d'ordine sono personalizzazione e competenze. Sono quei servizi per i quali la competenza professionale dell'operatore che eroga il servizio rimane fondamentale nella fruizione del servizio e dove la tecnologia entra in supporto dell'operatore e dell'utente nella gestione del servizio in modo efficace. Tra questi, se ad esempio prendiamo i servizi per il lavoro, possiamo inserire l'incontro domanda-offerta di lavoro o l'orientamento specialistico. Nel terzo gruppo si trovano i cosiddetti servizi esperienziali, quelli di cui probabilmente potrebbe parlare meglio il dottor Gareri, quelli che tendenzialmente intervengono in ambito turismo, cultura e mobilità. Qui le parole chiave, dal mio punto di vista, sono anch'essa la personalizzazione, ma la modularità e la mobilità. Sono quei servizi fruibili in autonomia da parte dell'utente, il più delle volte in mobilità, che in base alle sue caratteristiche e bisogni progetta il proprio pacchetto esperienza, quindi possiamo parlare di visite guidate, trasporto urbano o extraurbano. Da ultimo invece abbiamo quei servizi tra le pubbliche amministrazioni, per i quali dal mio punto di vista la parola d'ordine è interoperabilità e quindi capacità di mettere in connessione e comunicazione di differenti enti e sistemi per permettere un dialogo più fluido e efficace tra le differenti pubbliche amministrazioni. Ovviamente per chiudere ciascuno di questi servizi necessita di uno specifico percorso strutturato di progettazione e accompagnamento che permetta all'ente coinvolto nel processo di digitalizzazione di essere efficace e rispondere il più possibile ai bisogni del beneficiario finale, sia che sia interno sia che sia esterno, andando in qualche modo a toccare tutte quelle dimensioni di cui parlavo prima. Quindi tipologia di utenti, tipologia di ente, tecnologie da utilizzare, modelli di comunicazione da mettere in campo. Questo secondo me è un po' il quadro generale di la quello che... La giusta sintesi di quello che è venuto esatto. Già fuori. Sì, sì, giustissima. E io approfitterei per fare un secondo giro di tavolo velocissimo per chiedervi se siete a conoscenza di esperienze che possano essere messe in condivisione, che possano essere messe in evidenza e portati come esempi di buone pratiche in questo senso da trasferire, sia del vostro ente o magari di eccellenze nazionali o internazionali di cui avete avuto modo di venire a conoscenza. E, dottoressa Cicognani, ripartiamo di nuovo da lei? Grazie. Sì, grazie. Allora, diciamo, la prima buona pratica che mi viene da raccontarvi è l'esperienza di riuso della Regione Emilia-Romagna, del sistema informativo lavoro, del sistema SARE sulle comunicazioni obbligatorie, diciamo, è un'esperienza ormai consolidata, partita nel 2009, che consente a un gruppo di regioni, 6, di condividere sostanzialmente la progettazione, l'implementazione, lo sviluppo dei sistemi informativi lavoro e di condividerne anche i costi. Quindi è un'esperienza che ci accompagna da molto tempo, è un'esperienza complessa perché naturalmente le diverse pubbliche amministrazioni sono paritarie in questa esperienza, per cui c'è una fatica organizzativa non banale da tenere conto, le priorità, le diverse chiavi interpretative che spesso le pubbliche amministrazioni con cui le pubbliche amministrazioni declinano territorialmente le politiche del lavoro, ma è un'esperienza
della quale siamo straordinariamente soddisfatti. La seconda cosa che mi viene da proporvi in questa chiave è l'esperienza che noi abbiamo fatto con la legge 14, la legge regionale numero 14, con la quale abbiamo consentito a una componente non banale della popolazione della regione Emilia-Romagna di poter accedere a servizi di politiche attive predisposti per le persone cosiddette fragili e vulnerabili, sia dai servizi sociali, sia dai servizi sanitari, sia dai centri per l'impiego. E questo è stato possibile perché per la prima volta abbiamo costruito nella norma il fatto che ci sarebbe stato un sistema informativo che avrebbe supportato e accompagnato questa esperienza che garantiva in Emilia-Romagna, ripeto, per la prima volta un accesso da servizi, pubbliche amministrazioni diverse, con mandati professionali diversi, con storie professionali diverse, ma di cui si era riconosciuto il bisogno di integrazione per la multidimensionalità delle problematiche delle persone che attengono a questa categoria. E quindi c'è un sistema informativo in condivisione fra tutti e tre i soggetti che supporta, a partire dalla presa in carico alla gestione delle equipe multidimensionali che gestiscono concretamente la progettazione del programma personalizzato di intervento verso le persone, tutto il ciclo, diciamo, di intervento verso questa componente della popolazione. Questo ci ha consentito finalmente di evitare i rinvii da un servizio all'altro, ma al contrario di considerarli in modo unitario, ci ha consentito tantissimo di efficientare i tempi, ma soprattutto ha costretto competenze, storie professionali, esperienze, ripeto, mandati professionali differenti a ragionare insieme, facilitati dalla condivisione di un unico strumento dentro il quale si sono raccolte tutte le informazioni di gestione del processo. Che mi sembra un'esperienza importantissima e valida oltremodo. E forse per il dottor Guerrieri questa domanda è ancora più complessa, perché immagino che abbia dovuto scegliere tra più aspetti e esperienze e buone pratiche da poter portare anche all'interno di Roma Capitale stessa. Sì, diciamo, facendo riferimento al concetto, all'importanza dell'operare in ecosistema, abbiamo innanzitutto cercato di mettere in pratica queste cose al nostro interno, per cui vi è un progetto che noi abbiamo denominato Roma Data Platform, che ha l'obiettivo di provare a rompere anche un po' i silos organizzativi che spesso contraddistinguono ancora diciamo, gli aspetti organizzativi dentro le nostre organizzazioni. Quindi la Roma Data Platform è un luogo nel quale confluiscono dati dai vari gestionali dell'amministrazione, ma anche dalle banche dati interne, ma soprattutto anche dalle banche dati esterne, con l'obiettivo di costruirvi sopra delle dashboard, quindi degli strumenti di analisi dei fenomeni sottostanti, mettendo in cross-correlazione dati non diciamo, provenienti dal singolo comparto, ma da comparti diversi. Quindi abbiamo iniziato questa cosa con le attività produttive, quando in occasione della necessità di predisporre un piano strategico urbano, mettendo insieme dati della Camera di Commercio con dati del SUAP, e poi in concomitanza dell'emergenza con dati degli operatori telefonici, quindi riuscendo a leggere dei fenomeni che probabilmente restando all'interno del singolo comparto non sarebbero stati evidenti. Sui buoni risultati di questo primo passaggio abbiamo attivato anche un analogo fronte per il turismo, ma sempre insistendo sulla stessa piattaforma, sullo stesso data lake. Quindi nel momento in cui abbiamo iniziato a raccogliere dati diciamo relativi dalle strutture ricettive, e comunque potevamo correlarli anche con gli altri dati che ho citato prima. E infine un terzo ambito, quello della mobilità, sta anche partendo con la finalità di creare una sorta di control room, ma immaginate quindi già adesso poter mettere insieme dati della mobilità con dati delle presenze turistiche, con dati diciamo, provenienti dagli operatori telefonici che ci dicono anche i flussi, diciamo, gli ambiti, dei territori di arrivo, di ripartenza. Quindi il concetto del sostegno alla politica data driven
ma anche al cambio organizzativo sulla gestione del dato e conseguentemente sui servizi. Accenno solo velocemente ad altre esperienze dove questo concetto di ecosistema è stato, come dire, un po' più esteso anche alla collaborazione col privato, e mi riferisco più alla piattaforma di sostenibilità che stiamo accendendo, nella quale vengono permeati i comportamenti virtuosi dei cittadini quando prendono il servizio pubblico, quando si recano all'isola ecologica, e che poi vengono premiati con questi token che possono essere consumati su scontistiche, diciamo o dei premi per visitare musei o avere abbonamenti, diciamo, a prezzo ridotto sempre sul servizio pubblico, o addirittura premi messi a disposizione da soggetti privati che stiamo invitando a partecipare. Ecco, queste logiche vengono. Abbiamo poi sperimentato anche con Pago PA su una sessantina di comuni. Insomma, sono tutti tasselli che ovviamente sono coerenti un po' con i contenuti del piano Roma Smart City di cui accennavamo. Quindi sempre questa alternanza tra ritornare un po' sulla visione, ma poi restare su delle attività pratiche, dando però un senso del posizionamento di quell'attività rispetto anche alle altre iniziative. Anche per poterne carpire gli impatti in qualche modo e quindi dare valore al lavoro svolto. E invece il dottor Gigante vuole magari riprendere il discorso iniziato prima e raccontarci meglio l'esperienza di cui stava parlando, o vuole portarci un altro caso a sua scelta, insomma. Allora, la cosa che mi viene in mente da subito è che c'è un filo conduttore rispetto alle nostre iniziative. Ho detto prima, ci rivolgiamo ai ragazzi. E utilizziamo il loro linguaggio, ma non è l'unica esperienza quella del video, ovviamente. Ma c'è un filo conduttore che in qualche modo lega, come dire, tutte le nostre iniziative, è quello della contaminazione. Noi siamo partiti da un presupposto che la cultura non va per compartimenti stagni. Se noi abbiamo deciso di occuparci di prevenzione, determinando un movimento culturale civico rispetto al tema della prevenzione del fenomeno infortunistico, beh, dobbiamo avere il coraggio di contaminare diverse forme di cultura. Per cui noi nel corso di questi anni, ormai da tempo, abbiamo utilizzato due linguaggi fondamentali, uno straordinario, ancora più vivo e più sentito in quello che ci manca rispetto a questo periodo pandemico, che è il teatro. Noi siamo riusciti a parlare di prevenzione, quest'anno mettendo in scena delle rappresentazioni realizzate da ragazzi con l'assistenza di registi professionisti, facendo parlare ai ragazzi di prevenzione in un clima di sentimento molto forte, molto, molto partecipato, mettendo insieme linguaggi e non avendo timore a contaminare un aspetto, come dire, così strutturato, istituzionale come quello della prevenzione del fenomeno infortunistico rispetto alle logiche del teatro. La stessa cosa l'abbiamo fatto in ordine ai videogiochi, nel senso che abbiamo dato la possibilità ai ragazzi, attraverso un videogioco realizzato da una struttura professionale deputata, di acquisire le informazioni in tema di prevenzione. Abbiamo in mente, a proposito di, come dire, l'evoluzione di questo processo di contaminazione, di far leggere i dati all'Università di Bari, al Dipartimento di Psicologia, cercando di capire come l'uso del videogioco rispetto a tematiche così pregnanti ha accresciuto il livello culturale, le conoscenze, il patrimonio conoscitivo appunto di questi nostri giovani interlocutori. Ma ripeto, se si può parlare di una buona prassi, penso che la scommessa sia stato quello di non temere un arricchimento dell'aspetto comunicazionale, mettendo insieme pezzetti di ogni tipo, dai cortometraggi. Per esempio, un paio di anni fa abbiamo messo in giuria Alessandro Piva, che è un regista, insomma, premiato anche a Venezia, originario di questa terra, che in qualche modo ci ha dato uno spessore artistico a delle iniziative che ragionevolmente venivano affrontate dal punto di vista della mera comunicazione istituzionale. Di questo siamo molto orgogliosi,
perché aver messo insieme linguaggi diversi, aver affrontato tematiche delicate con la magia del teatro, perché il teatro ancora oggi è magia, e lo abbiamo capito purtroppo in un regime di pandemia, quando al teatro non ci potevamo andare. Ecco, questo in qualche modo è stata la nostra ricchezza, e questa in qualche modo è una nostra buona prassi. Non so se ho risposto pienamente alla vostra domanda. Sì, pienamente. Grazie. Il dottor Sottili, l'esperienza di Alfa Liguria, mi raccontava, noi abbiamo avuto modo di sentirci anche prima, che c'erano delle sfide che avete dovuto in qualche modo affrontare, e ci sono dei punti di forza da poter mettere in evidenza rispetto alla vostra, al vostro lavoro? Ce li vuole? Ma diciamo innanzitutto, dico che Alfa, devo dire un ente che ha un livello di digitalizzazione parecchio elevato, complessivamente parlando. Cioè atti amministrativi, fatturazione, una cosa molto importante, il protocollo è informatizzato e gli archivi sono digitalizzati, quelli dell'organismo intermedio che cura appunto la formazione professionale finanziata dal 2015, e questo è fondamentale anche in termini chiaramente di accessibilità di questi archivi di quella remoto. E ovviamente qui si utilizza soltanto la firma digitale, quindi c'è effettivamente è un tipico contesto organizzativo dove, come si suol dire, se non si hanno quelle competenze digitali di base trasversali di cui si parlava prima, è difficile chiaramente poter essere operativi. E per quanto riguarda invece, diciamo così, alcune esperienze positive che ho potuto fare all'interno, ne ricordo una molto recente, come dicevo prima, l'ho citata, cioè noi siamo abbastanza avanzati in tema di uccidere competenze, cioè di certificazione delle competenze appunto maturate attraverso percorsi di, diciamo così, attraverso percorsi formativi esperienziali non formali. E devo dire appunto che è un progetto che ha impegnato molto Alfa, è un progetto che ha avuto una lunga fase di sperimentazione durante la quale, tra le altre cose, Alfa si è anche occupato della formazione e della certificazione, diciamo, soprattutto degli operatori, degli enti privati che svolgono servizi per il lavoro, quindi circa 700 operatori sono stati certificati e poi formati in materia di uscita delle competenze. Quindi adesso questo è un progetto, è un processo che va a regime, come stavo dicendo, da adesso, quindi si apre appunto ai cittadini che vorranno farsi certificare queste competenze, ed è un processo, devo dire, che è interamente digitalizzato, ci potranno anche essere aree di miglioramento, però è un processo interamente digitalizzato, cioè si va dalla fase praticamente di invio del fascicolo digitale da parte dell'ente di formazione che si occupa di validazione delle competenze e che supporta chiaramente il cittadino, quindi si arriva praticamente alla commissione esaminatrice fino all'eventuale chiaramente emanazione della certificazione del profilo professionale di tutte le competenze, chiaramente questo in linea con quello che è il repertorio ligure delle professioni e, come posso dire, in linea con chiaramente quelle che sono le competenze che individuano questi diversi profili professionali. Devo dire chiaramente tutta l'attività dell'ente è supportata da processi informatizzati, quindi anche tutta la parte di formazione finanziata con il Fondo Sociale Europeo è ovviamente informatizzata, non potrebbe essere diversamente. Quindi tutti i processi sono digitalizzati. Diciamo così, volendo invece dare un così, visto che bene o male dico, questo processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è un processo complesso, dico che ha luce e ombre, insomma molto è stato fatto, come è stato detto, e molto c'è ancora da fare. Devo dire che nonostante questo notevole livello di digitalizzazione dell'ente, ci sono sicuramente anche all'interno di Alfa delle aree di miglioramento su cui dobbiamo lavorare. Ad esempio, ne cito una, perché su cui sicuramente stiamo lavorando, che è quella, dovremo lavorare, che è quella praticamente dell'accreditamento degli enti di formazione, cioè Alfa si occupa appunto dell'accreditamento degli enti di formazione e dell'accreditamento anche degli enti che svolgono servizi per il lavoro, degli enti privati. Diciamo che Alfa effettivamente non ha un rapporto proprio diretto, come posso dire, appunto con i cittadini, con l'utente finale, come posso dire, passa attraverso chiaramente questi enti di formazione che sono accreditati, gli enti che svolgono servizi per il lavoro, ovviamente rapporti con enti datoriali, con associazioni di categoria, eccetera, e ovviamente rapporti anche con le aziende, soprattutto con quelle medio grandi. Più complesso è il rapporto invece con la microimpresa, che è più difficile da gestire, insomma, in qualche modo. E dicevo appunto che questa è un'area di miglioramento, perché è un processo che ad oggi non è ancora sufficientemente digitalizzato. Una nuova sfida. Esatto. Bene. Giovanni, adesso sì, tirare le fila, magari hai anche tu qualcosa da raccontarci, da poter mettere sul piano del riuso anche. Ma diciamo che più che raccontare un'esperienza specifica,
direi che dopo tutte queste riflessioni, questi spunti derivanti dalle esperienze ascoltate, penso che un'ultima riflessione che un po' ha introdotto anche la dottoressa Cicognani con l'esperienza della legge 14 si debba fare su due aspetti fondamentali che vanno considerati dal mio punto di vista nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e che vengono ripresi sia dal PNRR che dal Piano Nazionale per l'Innovazione 2025. Il primo è quello di concentrarsi su una maggiore centralità delle persone e delle loro competenze. Il secondo mira invece a realizzare uno sviluppo della società digitale che sia sostenibile e etico. Quindi il processo di digitalizzazione deve quindi essere, dal mio punto di vista, un percorso inclusivo e non esclusivo. In questa logica la pubblica amministrazione deve mettere in campo tutte quelle azioni, a partire ovviamente dall'adeguamento delle infrastrutture, che permettono a tutti di comprendere i benefici della digitalizzazione e di essere in grado di sfruttarli e utilizzarli al meglio. Digitalizzazione inclusiva, dal mio punto di vista, vuol dire di tutti, ma per essere di tutti bisogna essere in grado di comprendere quali sono i bisogni, le esigenze, le difficoltà che ciascuno esprime per intervenire in modo efficace nel processo di innovazione tecnologica che la pubblica amministrazione sta affrontando e deve affrontare. In questa sfida verso la digitalizzazione, come diceva anche il dottor Sottili, l'obiettivo è utilizzare al meglio quello che la tecnologia ci può mettere a disposizione per programmare le politiche, progettare gli interventi e le azioni, monitorarne, valutarne i risultati e gli impatti. In questa sfida è sempre più indispensabile ragionare su temi come la profilazione dell'utenza, l'intelligenza semantica, l'analisi del dato, come diceva anche il dottor Gareri. Temi che possono facilitare la pubblica amministrazione nella costruzione di percorsi, servizi rispondenti ai bisogni dell'utente e che la avvicinino sempre più alla cittadinanza. A tutto questo però, se riprendiamo i due concetti che esprimevo prima, si devono aggiungere altri aspetti altrettanto importanti, come da un lato il tema della centralità del cittadino utente, quindi continuare ad agire attraverso percorsi di progettazione sempre più partecipata e condivisa. Dall'altro il tema delle competenze sia degli operatori che devono essere in grado di gestire e guidare al meglio questo percorso di digitalizzazione, ma anche competenze lato utenti, cittadini. Da questo punto di vista è necessario agire in prima istanza strutturando percorsi di avvicinamento alla digitalizzazione per chi si trova distante da queste nuove realtà, ma anche costruendo le condizioni per formare per tempo le competenze del futuro, in modo da garantire alla pubblica amministrazione e al Paese quella competitività e crescita auspicati dalle programmazioni nazionali ed europee. Per chiudere su questo tema delle competenze, quindi è fondamentale affiancare al percorso di digitalizzazione anche percorsi di formazione e accompagnamento in prima istanza agli operatori della pubblica amministrazione. Operatori che partano dalla comprensione degli obiettivi della digitalizzazione e che facciano capire loro come attraverso la digitalizzazione il loro ruolo, pur evolvendo, diventa sempre più importante. Questo è un po' un concetto che mi piaceva condividere. Digitalizzazione non è solo tecnologia, ma è cultura. Esatto. In qualche modo. Ti ringrazio Giovanni e proprio sulle competenze io passerei a cambiare il punto di vista, cambiamo anche gli interlocutori che approfitto per introdurre e salutare e passiamo a parlare adesso appunto di modelli organizzativi e competenze con Francesco Rafael Frieri, direttore generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, benvenuti. E Caterina Graziani, responsabile transizione al digitale del Comune di Firenze. Michele Bertola, direttore generale del Comune di Bergamo e presidente Andigel, e Samantha Gubellini, manager dell'area People and Change Management di SCS Consulting, il nostro partner. E riprendendo un po', ci avete seguito immagino in questo primo tavolo, in questi primi due giri di tavolo, riprendendo un po' quanto ci siamo detti finora, vorrei chiedere a voi invece se con l'attivazione di questi nuovi modelli quale impatto si ha a livello organizzativo e quali azioni sono state o è necessario intraprendere sia sul piano organizzativo che con azioni dirette proprio alle persone che ne fanno parte. E inizierei col dottor Frieri, che è un ospite
che conosciamo da tempo e che su queste tematiche abbiamo anche lavorato spesso insieme. Prego. Sì, allora, innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli amici che vedo nel panel anche precedente e a SCS Consulting con cui lavoriamo frequentemente. Allora, noi preferiamo parlare di trasformazione digitale, non digitalizzazione, perché in alcuni casi non è detto che si debba digitalizzare l'esistente. E anche per sottolineare il fatto che la tecnologia non basta e che bisogna cambiare profondamente i modelli organizzativi. Facciamo un esempio concreto. Il nostro obiettivo non è digitalizzare i certificati che vanno ai cittadini, il nostro obiettivo è fare in modo che i cittadini quei certificati non li debbano più richiedere. Perché magari una pubblica amministrazione li ha già ricevuti, oppure c'è una piattaforma, come il nostro fascicolo sanitario elettronico, che permette di scaricare all'occorrenza un formato digitale del certificato, in questo caso immutabile. O viceversa, se pensiamo alla giustizia, noi prestiamo supporto anche alla trasformazione digitale della giustizia. Il nostro fine non è digitalizzare la cancelleria, il nostro fine è, scusate, eliminare la cancelleria. Cioè, non c'è ragione per cui delle persone debbano fare la fila con una chiavetta in mano, no? E la chiavetta perché non c'è più il CD. Perché questo possa accadere, è necessario che le competenze tecnologiche, le competenze STEM, più in generale, viaggino insieme a quelle organizzative. E qui si hanno due primi problemi. Il fatto che io ho citato competenze STEM perché le competenze matematiche, diciamo, sono trasversali a queste due branche. Nella pubblica amministrazione la competenza più diffusa è quella giuridica. E non solo. L'altro problema che noi abbiamo è che l'età media, l'ha detto la Corte dei Conti, è dei 51 anni. Quindi al di là di come faremo il recruiting, dobbiamo farlo in modo diverso, soprattutto per il management, il nostro problema è come trasformare, investire su competenze su una popolazione di età avanzata che verosimilmente non si è formata su competenze STEM. Quindi non, per esempio, conosce alcuni elementi basici del calcolo matematico oppure alcuni elementi fondamentali per comprendere l'evoluzione tecnologica. Alla luce di questo occorre accompagnare anche le competenze organizzative. E mi permetto anche qui, in molti casi, soprattutto nelle amministrazioni centrali, l'organizzazione è data per fatta, cioè non cambia mai, anzi, se si può, al bar se ne occupano tutti, un po' come adesso ci sono gli europei, ecco, io arrivo al bar e sono tutti allenatori, ecco, no? Soprattutto quando la squadra, se l'Italia perdesse, ancora non ha perso, ma la mattina dopo sono tutti allenatori, ecco. E invece anche l'organizzazione è qualcosa di complicato, no? Ecco, le due cose devono viaggiare assieme, quindi è necessario per noi infondere continuamente delle competenze organizzative e delle competenze STEM a persone in età avanzata, non necessariamente dirigenti. Questa è la grande sfida, per trasformare digitalmente, non per digitalizzare l'esistente. Con un grande impatto sulle persone, ma anche poi a livello organizzativo, come dicevamo. Quindi si spera, altrimenti. No, ma io faccio una battuta, chiudo con una battuta. Non si torna indietro, non si torna in nome, adesso è arrivata anche la variante Delta. Ecco, ma la customer experience imparata da tutti i nostri colleghi, sia dipendenti sia cittadini, con le piattaforme turistiche che ci sono, non è che genererà aspettative e insoddisfazione se non verrà trovata nella pubblica amministrazione. Però la Regione Emilia-Romagna abbiamo visto che si sta anche nella nuova fase di recruiting, chiamiamolo recruiting come nel mondo privato, adeguando anche nella ricerca di professionalità e competenze nei candidati che vanno oltre quelle che sono il normale modello organizzativo della pubblica amministrazione. E questo mi sembra già un buon passo avanti per i nuovi ingressi. Però, come diceva, non esistono solo i nuovi ingressi e quindi vorrei chiedere appunto alla dottoressa Graziani come fare a migliorare la cultura digitale all'interno di un'organizzazione come il Comune di Firenze, quando si ha a che fare anche con persone che sono entrati in tutt'altro contesto in qualche modo. Prego.
Sì, buongiorno e buongiorno. Grazie di nuovo per l'invito. Sposo appieno quello che ha esposto il dottor Frieri, perché ha centrato esattamente qual è la criticità nelle amministrazioni pubbliche in questo momento, e questo vale anche per una realtà come quella del Comune di Firenze. Sicuramente l'esperienza del coronavirus, quindi il lavoro agile, il lockdown, hanno fatto emergere con forza quanto le tecnologie digitali possano migliorare la quotidianità nel lavoro e nei rapporti personali quando un contatto fisico non è più possibile. Quindi ha offerto un palcoscenico importante all'utilizzo delle tecnologie digitali e da questo punto di vista costituisce un'opportunità. Però per cogliere questa opportunità ci vogliono sensibilità all'interno delle amministrazioni che non sono scontate, competenze che non si possono dare per acquisite, e quindi la fase che stiamo attraversando è una fase in cui si sta cercando di uscire da una gestione emergenziale delle attività e del lavoro e mettere a sistema invece le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. In questo passaggio, in questo snodo, è fondamentale il rapporto delle persone, e le persone, i dipendenti nelle pubbliche amministrazioni hanno un'età media molto elevata, non hanno il tipo di competenze trasversali e competenze digitali di base che servono per correre in modo consapevole e costruttivo questo percorso. All'interno della nostra amministrazione abbiamo cercato di partire proprio da questo elemento di criticità, e quindi abbiamo cercato di adeguare in corsa il livello di competenze, il quadro delle competenze disponibili all'interno dell'amministrazione, avviando dei percorsi di formazione digitale che erano già stati pensati prima della pandemia. Era già stato approvato un piano di formazione sulle competenze digitali pre-Covid. Ovviamente l'impatto della pandemia ha imposto un ripensamento delle modalità di erogazione di questa formazione, e quindi sono stati fatti sia dei webinar finalizzati al management dell'amministrazione, quindi dirigenti e funzionari, per spiegare il contesto normativo, il quadro degli obblighi, il quadro dei vincoli, ma anche il quadro delle opportunità che il codice dell'amministrazione digitale, il piano triennale dell'informatica per la pubblica amministrazione pongono e offrono a tutti i dipendenti pubblici. E questo per sensibilizzare il management e far sì che dirigenti e funzionari poi diventassero parte attiva in un secondo intervento formativo che è tuttora in atto ed è a tappeto, ed è un intervento formativo sulle competenze digitali di base, organizzate secondo le aree di competenza del syllabus, che viene erogato tramite una piattaforma di e-learning resa disponibile proprio per l'appunto da FormPA, piattaforma di learning che consente a circa 2.000 dipendenti dell'ente di impadronirsi di queste competenze e quindi di svolgere in maniera più consapevole e anche propositiva le attività di lavoro. Quindi un intervento importante per cercare di superare in qualche modo il gap di conoscenze e di competenze che ci possono essere all'interno di un'amministrazione come quella comunale. Sì, è un percorso, diciamo, che conosco perfettamente. Il Comune di Firenze, devo dire che è stato uno dei primi enti che si è posto non soltanto nelle condizioni di formare a tutti i livelli i propri dipendenti, ma appunto, come diceva la dottoressa, ha fatto dei focus per tipologia di utente e di dipendente, perché le competenze digitali a livello trasversale, la conoscenza comune che il syllabus prevede per tutti i dipendenti va bene per tutti, ma un approfondimento tematico per chi ha bisogno poi di lavorare e di professionalizzarsi sulle sue aree di lavoro specifiche è un altro discorso, secondo me, che può essere affrontato e portato avanti in questo nuovo ciclo digitale. E vorrei sentire adesso dal dottor Bertola invece nel Comune di Bergamo
se ci sono delle esperienze, oppure in generale la sua visione, perché con il dottor Bertola spesso abbiamo parlato anche di quali competenze in generale dovrebbero avere nel futuro per, le persone che lavorano nella e per la pubblica amministrazione. Sì, grazie, buongiorno, ciao a tutti, è sempre un piacere potersi confrontare. Un po' tutti, Bergamo sicuramente un pochino più degli altri, ha attraversato nel momento della pandemia una situazione completamente nuova, che ha messo alcune variabili in posizione diversa, cioè processi di digitalizzazione, innovazione, eccetera, erano già presenti. E come ricordava Francesco, ho la fortuna di lavorare in un comune ormai da 7 anni, dove quel tema che lui ha posto, cioè attenzione, l'organizzazione è una variabile fondamentale, ma non perché sta ferma, perché ha bisogno di sapersi muovere. Allora, mi viene da dire, quell'abitudine a saper pensare il nuovo come anche qualcosa che ti modifica, non solo che tu applichi, e soprattutto che non applichi perché lo dice una legge, ma lo applichi perché la realtà lo richiede, ha tirato fuori nella fase di emergenza una connessione tra il concetto di bisogno, urgenza e azione che ci ha trasformati, che ha accelerato profondamente processi in corso e che addirittura ci fa ripensare dei paradigmi. Faccio degli esempi, perché chi mi conosce sa che lavorando molto nel concreto in comuni di media portata l'urgenza immediata è quella che ti porta a fare delle azioni, su cui poi riuscire a ricostruire anche dei modelli può essere, come dire, un'azione più complicata. Allora, ad esempio, in quel momento il bisogno, l'urgenza e l'azione necessitavano, per essere messi in fila in maniera adeguata, una fortissima capacità di connettere forte digitalizzazione insieme alle azioni. Vi faccio un esempio banale. Il giorno 29 marzo venne mandata una circolare a tutti i comuni da parte della Protezione Civile che c'erano a disposizione milioni, per ogni singolo comune centinaia di migliaia di euro, per fornire dei buoni spesa, dei buoni alimentari a chi aveva bisogno. In quel momento noi non potevamo permetterci di cominciare a pensare un database che incrociasse i bisogni, no, non si poteva. Dovevamo mettere immediatamente a frutto tutti i dati che conoscevamo, mettere immediatamente a disposizione dei cittadini delle opportunità e dare delle soluzioni. Beh, tutti i comuni nel giro di 4-5 giorni sono riusciti a far arrivare questi alimenti a chi aveva bisogno. Ma che cosa abbiamo scoperto? Che chi era portatore di bisogno era per la gran parte sconosciuto alla situazione precedente, cioè i nostri servizi normali non li intercettavano, oppure, se vogliamo dirla, sono bastati pochi giorni per metterli in situazione di estrema emergenza. Ma la cosa più interessante è che in quel momento il ragionamento è diventato: la risorsa per poter portare a frutto quel risultato era fatta in parte dalle stesse persone che erano nel bisogno. Detto concretamente, per portare i buoni speso, i pacchi alimentari alle persone, bisognava utilizzare di nuovo delle persone, perché eravamo tutti blindati in casa, con un sistema che li organizzasse e li mettesse velocemente al risultato. Cose di questo tipo, insieme ad aspetti che hanno riguardato l'estrema diffusione dello SPID in quei giorni, perché lo SPID era necessario per alcuni per poter accedere ad alcune opportunità, i piccoli negozianti che abbiamo messo a disposizione diversi fondi. Questi pochi esempi per dire che in quel momento la competenza fondamentale non era essere esperti di digitalizzazione, ma era la capacità di connettere le opportunità date dalla digitalizzazione per rispondere a un bisogno. Quando noi riusciamo a mettere insieme queste due cose, allora anche tutti gli altri elementi di formazione, di accompagnamento, di normativa, di pola, di finanziamento arrivano al risultato. Altrimenti noi purtroppo come pubbliche amministrazioni facciamo diventare tutto immediatamente adempimento. E diceva di nuovo bene Francesco Frieri quando diceva: digitalizzare non è trasformare il passaggio burocratico su computer, è valutare se quel passaggio serve, se non serve eliminarlo e inventare nuovi modi per arrivare al risultato. E questo, concordo in pieno, ed è venuto fuori anche dal primo tavolo, questo ci porta a dare anche valore alle competenze sicuramente, ma valore anche alle figure di coordinamento, valore ai team.
E di questo magari Samantha Gubellini di SCS magari può darci un punto di vista un po' più preciso. Grazie Elvira e buongiorno a tutti. Io porto, come dire, un punto di vista di chi frequenta diverse organizzazioni che effettivamente hanno approcci differenti rispetto a quelli che sono stati anche detti qui dal dottor Bertola, più sull'adempimento piuttosto che magari sull'essere orientato a rispondere a un'emergenza nel caso specifico, ma anche a un bisogno e quindi ad avere una certa capacità di reazione e anche una certa capacità di reagire con una velocità consona al contesto. Quindi concordo assolutamente col dottor Frieri, parliamo in generale di trasformazione digitale perché è la trasformazione digitale che ci fornisce tanti nuovi stimoli, tanti nuovi bisogni e tante nuove occasioni. Quindi è la connessione un po' di tutti questi elementi che ci può portare effettivamente a dare valore, no? A dare impatto, a corrispondere a degli outcome che poi è quello che fondamentalmente insomma tutti noi cittadini ci aspettiamo dalla pubblica amministrazione. E rispetto quindi a questo punto di osservazione diciamo la trasformazione che anche noi stiamo vedendo nelle organizzazioni e che insomma volentieri anche contribuiamo a supportare è anche quella di ragionare oltre che sulle competenze, mi soffermo anche su alcune iniziative dove proprio per anche andare incontro a recuperare da alcuni gap di competenze piuttosto che a delle, al superamento insomma di modalità anche un po' come dire tradizionali, vengono anche identificati nuovi ruoli per esempio di supporto, ruoli trasversali, facilitatori, situazioni nelle quali poi l'orientamento quindi a un obiettivo e anche alla formazione interna, al supporto interno, permette di trasformare l'organizzazione. Quindi non viene necessariamente cambiato il modello strutturalmente, ma vengono attivati tante come dire satelliti che possono effettivamente poi facilitare quello che è il conseguimento di un risultato finale. Altro aspetto che stiamo vedendo da un punto di vista un po' organizzativo è la progettualità. Questo probabilmente sarà anche un tema del futuro rispetto anche alle nuove risorse che si stanno comunque configurando per la nostra trasformazione complessiva del paese. La costituzione di gruppi, la competenza di progettazione che fa molto il paio con la competenza poi di raggiungere un determinato obiettivo in un tempo dato, ecco, è un altro aspetto che stiamo vedendo come caratterizzante le organizzazioni che stanno avendo efficacia, ecco, in questo senso. Quindi gruppi che siano interfunzionali, gruppi che poi scardinino quei silos che venivano illustrati anche in precedenza, che permettano quella flessibilità e magari meno efficienza, però permettano di raggiungere un risultato, essere molto efficaci e magari anche molto, molto veloci. Ultimo aspetto che cito da un punto di vista un po' organizzativo, ma poi c'è sicuramente un versante, come diceva Elvira, lato competenze, è quello del valore del team. Quindi sia le persone, sia le competenze, come dire, appoggiate sulle persone, pensate per le persone assolutamente, ma il team può fare veramente molto rispetto a questo. Può fare rispetto al raggiungimento degli obiettivi e può fare tantissimo per lo sviluppo delle competenze delle persone che all'interno di quel team operano, per svilupparsi insieme. Quindi in un qualche modo forse dovremmo anche pensare a dire non solo leader, come magari un po' di tempo fa si faceva, ma focalizziamoci insomma sul valore del team. Sul gruppo di lavoro, il valore aggiunto che poi porta sempre un gruppo di lavoro o meno. Adesso, come abbiamo fatto nel primo tavolo, abbiamo messo insieme adesso un po' di visioni e di modelli, ma vorrei che facessimo di nuovo un veloce giro, dando di nuovo la parola a tutti i nostri ospiti, per portare delle esperienze pratiche, per rendere queste visioni nel concreto, per capire se esistono casi, esperienze che possano essere utili da studiare, da prendere come esempio, da replicare o da essere messe addirittura in condivisione. E per questo ripasso la parola al dottor Frieri, che ha da raccontare sicuramente nella regione Emilia-Romagna tantissime
Grazie. Intanto volevo dire che io personalmente ho due presidenti. Uno è il presidente Bonaccini, l'altro è il presidente Michele Bertola, che è il presidente dell'Associazione Direttori Generali. Ecco, quindi ovviamente lo ringrazio per le citazioni. È il nostro presidente, quindi, però a parte le battute, in realtà non è un'esperienza quella che vorrei citare della Regione Emilia-Romagna, ma è un'esperienza di condivisione di tante amministrazioni, cioè che voi conoscete di Forum PA, che è il progetto Vela. Il progetto Vela era nato come un progetto di 8 amministrazioni che univa queste due componenti. Noi consideravamo e consideriamo tuttora lo smart working, nel 2017 lo consideravamo come la punta dell'iceberg di una cosa che si chiamava trasformazione digitale, insieme ad altre punte che galleggiavano di quest'iceberg, e abbiamo pensato di introdurlo nella pubblica amministrazione facendolo insieme ad altri. Casualmente eravamo noi capofila, potevano essere altri, eravamo 8 amministrazioni pubbliche, oggi ci sono 138 enti che ne fanno parte, tra cui diversi ministeri, perfino ADI. E questi enti, in questa piattaforma, che è nata con un PON, quindi con un progetto europeo, quindi, come si può dire, merito anche all'agenzia di coesione, che in quel momento seppe vedere la possibilità di liberare dal basso delle iniziative, dal basso ma anche orizzontalmente, perché c'era anche il MEF che si avventurava con un progetto simile, in particolare sulle pari opportunità, e tuttora Vela è una piattaforma che permette di mettere in condivisione prodotti formativi, discipline, bozze di soluzioni anche in riuso, segnalare se ci sono dei software in riuso, perché al di là del fatto che il software sia in riuso, il problema è sapere dove c'è un software in riuso, magari con delle evoluzioni che sono vicine a quello che è il mio bisogno, e sapere che c'è un'altra amministrazione che mi viene ad aiutare e mi spiega, perde 2 ore a spiegarmi perché conviene seguire questa strada. Ovviamente non è mai una soluzione chiave in mano, quella che dentro Vela si trova, però oggi ci sono, come dicevo, 138 enti ed è assolutamente orizzontale questa attività. La Regione Emilia-Romagna tuttora ospita Vela sui suoi siti, che peraltro stanno proliferando sia qui che in tutta Italia, e questo è un altro problema. Ma perché lo fa? Per apprendere. Perché c'è un detto in Romagna che a stare in casa non si impara niente. Quindi anche se siamo insieme a questi 8 abbiamo iniziato a occuparci della trasformazione del modo di lavorare relativamente alla trasformazione digitale, oggi la cosa che ci dobbiamo chiedere è che cosa succederà dopo questa pandemia in un new normal che non sarà... Ho sentito delle battute tipo tornano a lavorare, purtroppo si illudono le persone che pensano che tornerà tutto come prima per una serie di ragioni e noi ci tremano i polsi di fronte a dei cambiamenti. Chiudo dicendo che le Regioni Emilia-Romagna sono un sistema di agenzia, c'era Paola Cicognani che fa un ottimo lavoro, ci sono i comuni, le amministrazioni, noi ci muoviamo sempre in gruppo perché è necessario che tutto il bosco cresca. Non può esserci una quercia e avere intorno degli arbusti e non ci possiamo rubare le competenze migliori tra di noi sullo stesso territorio, visto che siamo a servizi degli stessi contribuenti. Quindi messa in condivisione, ma anche Vela ha citato uno dei progetti di migliore, di eccellenza in Italia, non soltanto per i prodotti che ha costruito, gli output di quel progetto, ma per la modalità di messa in condivisione, le nuove regole di riuso di quelli che non sono soltanto quelle del software, ma anche di strumenti di lavoro che possono essere progetti formativi, come in quel caso. Quindi questo sarebbe quello auspicabile per tutti i progetti e le buone pratiche, capire e trovare anche il modo di poter trasferire, facilitando nelle amministrazioni economie di scala, ma anche per l'ente che ha in questo caso proposto e portato avanti, gli enti erano 8, ricordava lei, anche una sostenibilità nel futuro per la crescita, perché non partire da un tempo zero significa anche poter crescere insieme in maniera più sostenibile. E, dottoressa Graziani,
Lei anche ha fatto delle esperienze all'interno del suo ente che in qualche modo, almeno alcune rispetto all'esperienza proprio delle competenze, in questo contesto di passaggio dallo smart working, dal lavoro agile in modalità straordinaria a quello in modalità ordinaria, ha intrapreso delle iniziative che potrebbero essere messe in condivisione con tutti, perché secondo me sono state innovative anche dal punto di vista della ideazione dell'inserimento all'interno degli atti. Mi sto facendo riferimento, non so se mi sta seguendo, ma sto facendo riferimento a quello che mi ha raccontato l'altro giorno, appunto, dei nuovi criteri adottati all'interno del Pola, sempre rispetto alle competenze. Sì, dunque il Pola ovviamente sarà un passaggio che tutti ci auspichiamo possa essere attivato il più presto possibile, perché sarà il momento in cui, conclusa la fase emergenziale, si tornerà a una modalità di lavoro agile ordinaria e appunto non emergenziale. Elvira faceva riferimento a un'iniziativa che come ente abbiamo adottato nell'ambito del Pola e che prevede che, dato che nel Pola non ci potranno essere più del 60% dei dipendenti in lavoro agile, per darsi dei criteri di selezione a fronte di domande superiori a questa percentuale, venga valorizzato anche il possesso delle competenze digitali di base, intese appunto come le competenze trasversali, non tecniche, le competenze proprio del syllabus. E quindi verrà valutato anche questo aspetto nei dipendenti, prioritariamente verificando se i dipendenti hanno seguito con esito positivo alcuni dei corsi offerti dalla piattaforma digitale di cui parlavo prima, e che sono considerati come abilitanti, come competenze di base per poter svolgere in maniera corretta e consapevole l'attività in lavoro agile. In alternativa, se i corsi non sono stati ancora seguiti o se non sono stati seguiti con esito positivo, verrà somministrato ai dipendenti un questionario sulle competenze digitali di base, quindi sarà fatta anche una verifica di queste competenze, ma soltanto a valle di un percorso formativo di accompagnamento che è iniziato di fatto alla fine dell'anno scorso. Io volevo anche aggiungere alcune considerazioni partendo da dove ha completato il suo intervento il dottor Frieri, perché mi ha colpito molto l'espressione "noi ci muoviamo in gruppo", perché dà un'idea appunto di una rete sul territorio che opera in modo coordinato, e questa è anche l'esperienza che da sempre porta avanti il nostro comune, che ha avuto un rilancio in occasione dell'emergenza del coronavirus. Da circa 15 anni noi abbiamo una società in house che cura gli aspetti informatici, e lo fa non soltanto per il comune di Firenze, lo fa a favore del territorio in ambito metropolitano. E il comune e questa società si sono particolarmente impegnati durante la fase pandemica per dare ulteriore impulso e slancio all'erogazione dei servizi online che appoggiano su un centro servizi territoriale curato da questa società in house, che ha fatto uno sforzo organizzativo e tecnologico non banale per offrire al territorio metropolitano l'accompagnamento per l'attivazione di SPID sui servizi online, per l'onboarding su PagoPA, per l'attivazione dei servizi sull'app Io, quindi azioni concrete sul territorio. E un altro esempio che volevo portare come lavoro di squadra, lavoro in rete, è l'esperienza di Firenze Digitale, che nasce come una partnership con Regione Toscana, Confindustria, Conservizi, ANCI, le società partecipate del territorio, per diffondere verso il territorio competenze e conoscenze digitali, che durante la pandemia ha spostato le proprie attività dalla fisicità, da eventi materiali, a una piattaforma digitale lanciata lo scorso anno, che viene continuamente popolata e arricchita di notizie e di eventi per accompagnare appunto la crescita digitale del territorio, che le pubbliche amministrazioni devono imparare a lavorare in modalità digitale e offrire servizi digitali ai cittadini, ma i cittadini vanno accompagnati nella consapevolezza e nella capacità di fruire di questi servizi in modalità digitale.
Grazie mille. Dottor Bertola, l'esperienza del Comune di Bergamo. Cerco di prendere tre piccoli esempi per poi farli diventare una possibile strada su quello che ci aspetta attuazione del PNRR e che ha delle conseguenze. Allora, faccio tre esempi banalissimi. Nel momento, per farvi capire primo ragionamento, come sono cambiate le competenze emergenti e importanti dentro la pubblica amministrazione. Primo esempio, cimitero. Avevamo quel momento dove avevamo tutte le salme da smaltire, di cui poi avete visto l'esito, quei famosi camion militari. Bene, in quel momento c'era qualcuno del settore informatica che è venuto in mente, ragionando con quelli del settore servizi cimiteriali, di evitare un passaggio burocratico che avveniva ancora di persona tra onoranze funebri e ufficio stato civile cimiteriale. Chi ha tirato fuori questa competenza? Certo, deve avere un'esperienza di base di cosa vuol dire la digitalizzazione, come funziona il servizio, ma gli si sono accesi dei neuroni che gli hanno fatto connettere due cose che non parlavano. Avevamo il wifi diffuso per la città con tutti i vari hotspot. A qualcuno è venuto in mente che in quel momento quel wifi, misurando tutte le persone che erano agganciate a un certo hotspot, a una certa cella, noi avevamo una misura indiretta del possibile assembramento sopra i numeri normali per cui far intervenire la polizia locale. Quindi di nuovo si è attivato un ragionamento di questo genere. Qualcun altro che lavorava nel settore commercio vedeva la crisi dei negozi di vicinato, ma qualcun altro che lavorava nei servizi sociali ha visto come per gli anziani soli, chiusi in casa, l'unico momento di incontro di socialità era il negozio di vicinato. Qualcuno allora ha cominciato a dire: perché non possiamo far convergere lì alcune cose di cui i cittadini hanno bisogno, le mascherine, con la vita dei piccoli negozi di vicinato? Ora, questi piccoli esempi per dire che quel che abbiamo davanti è un cambiamento delle competenze. Quali competenze ci servono? Quelli che sanno connettere, e non solo dentro ogni ente, ma tra enti, interistituzionale. Potete fare diversi esempi anche di enti che sono qua presenti, di cose che hanno funzionato e cosa meno. Vogliamo parlare del sistema dei bonus arrivati sulla partita IVA altro o dell'intreccio tra reddito di cittadinanza, inserimento lavorativo, inserimento sociale? Quanto margine abbiamo se riusciamo a connettere questi modi in maniera più forte? E allora pongo un problema. Pongo un problema di quale tipo di figura apicale negli enti può avere queste caratteristiche? L'esperto informatico? L'esperto giuridico? E come si accennava, questi non ci mancano, almeno i secondi. No, serve qualcuno che abbia questa visione trasversale, interna all'ente e all'esterno. Invido molto Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana, dove questa cultura del fare gruppo è più diffusa. In Lombardia è un po' più complicato. Ultimo punto, e qui vengo in particolare al PNRR, o noi ci mettiamo nella testa che ciò che dobbiamo fare non sono più adempimenti formali, ma ci spostiamo a misurare i possibili impatti delle azioni e dei soldi che arriveranno, altrimenti, guardate, saremo di nuovo in ritardo negli adempimenti, non useremo i soldi e quando li avremo usati non capiremo a cosa servono. Ora, per poter ragionare sugli impatti, lo accennava prima, se ricordo bene, Garreri di Roma, è evidente che c'è un amplissimo spazio nella connessione dei dati che soli ti possono permettere di simulare e capire gli impatti di un'azione. E perdonatemi, tutti abbiamo corso a fare bene i Pola, peraltro davanti degli esempi che l'hanno fatto molto molto bene. Beh, vorrei dirvi una cosa. Il Pola è già superato. Adesso ci sarà il piano integrato, che verrà definito con una circolare che uscirà prevedibilmente entro 60 giorni, termini mai rispettati, che unirà tutti i piani precedenti. Oh ragazzi, quanto lavoro per chi deve fare un po' di consulenza adempimentale. Faremo di nuovo dei progetti tantissimi. Uno straccio di misurazione degli impatti. E su questo non fare un problema di adempimento, facciamo un problema di incentivazioni. Facciamo delle incentivazioni che raggiunge certi impatti portando online servizi che prima facevi su carta o eliminandoli, avrà un contributo in più, una possibilità di assumere in più. Cioè, misuriamoci su questo, altrimenti guardate che siamo bravissimi, lo dico io da vecchio burocrate, trasformeremo tutto di nuovo in nuovi impatti. E guardate che non è un problema di linguaggio, negli impatti vecchi ci sarà scritto adempimento amministrativo giuridico, vizio dell'atto amministrativo, nel nuovo ci sarà resilienza, adaptive cities, smart cities, è quel cavolo che abbiamo in mente, ma lo schema mentale che abbiamo dietro resta uguale.
L'opportunità per me è enorme e i ragionamenti anche fatti oggi permettono di provare a attraversarli con vigore e senza paura in questo momento, approfittando, sembra macabro dirlo, ma del fatto che l'emergenza ci sta cambiando, ci sta mettendo in un altro modo. Dobbiamo tenere alta quella adrenalina che si è costruita nei nostri enti, trovando soluzioni, perché pressati dall'emergenza, quello deve diventare il nostro habitus, la nostra abitudine normale. Che è cambiamento, come diceva lei, delle competenze, ma non solo, cambiamento di visione, non lavoriamo più per adempimenti, come non lavoriamo più per orario di lavoro, ma per obiettivi. È costruire una progettualità come quella del Pola, anche se superata, se è stata fatta con un approccio di visione e di utilità per l'ente, può portare comunque, anche se cambierà il nome, anche se cambierà l'adempimento, a un progetto di continuità dell'ente stesso. E vorrei chiudere con Samantha, che ha comunque, non solo per tirare le fila, ma sicuramente hai anche un caso o più casi da poterci illustrare, in cui hai trovato tangibile e positivo l'impatto sull'organizzazione in questo tipo di percorso. Grazie Elvira, intanto quasi preferisco cogliere alcuni spunti del momento e vado in scia con il dottor Bertola, di cui era evidente l'entusiasmo e l'adrenalina, no? nel portare avanti questi messaggi che sono assolutamente condivisibili. E questo, per esempio, è una dimensione di competenza o di motivazione, no? Che è un aspetto importante che forse non è quella che siamo abituati, così come ci sono i burocrati, ci sono anche quelli che si occupano, dei progetti un po' standard, a mettere come primario aspetto. Invece questo è un elemento che ci permetterà poi, sì, di sviluppare, ma anche di agire, no, concretamente, poi anche attraverso quell'azione specificatamente che si apprende qualcos'altro. Come si diceva prima, l'allenamento molte volte è qualcosa che mi permette di essere un pochino più rapido a fare anche quelle connessioni di cui si parlava prima. E l'elemento che stiamo vedendo in termini trasversali, sia di progetti, vero, due dimensioni. Una parte sì, le competenze che diventano molto trasversali e che è difficile anche andare a definire. Le competenze per prendere decisioni più velocemente, le competenze per tenere delle relazioni e quindi avere un'agilità sociale e di analisi di interlocutori molto forte. Queste competenze chi le deve avere? Le deve avere solo il leader? Secondo noi no, le devono avere tutte le persone, le connessioni si moltiplicano nel momento in cui tutti, motivati e spinti da questa energia, possono effettivamente mettere in campo nuove connessioni e realizzare poi, finalizzate a qualcosa, non una connessione legata solo alla conoscenza reciproca. E questi sono alcuni aspetti, anche un proprio un po' di necessità che effettivamente stiamo vedendo. Connesso al tema della misurazione, connesso al tema degli obiettivi. Misurare rispetto a qualcosa che però sia concretamente un fine che abbiamo condiviso e che è qualcosa di veramente importante, perché anche qui, se no, poi il gioco, che si è fatto anche già nel passato, è un po' quello di costruire un sistema e quindi adempiere anche nella misurazione, no? E quindi qua è necessario portare questo seme del misurare nel misurarsi anche quotidianamente e sviluppare quindi anche una consapevolezza di quello che si sta facendo, anche nel quotidiano, anche nel micro, anche nelle azioni che ogni singolo operatore di una pubblica amministrazione fa. A fine giornata può fare la sua misurazione dell'impatto che le sue azioni possono avere contribuito a determinare. In tutto ciò ci sta tanto apprendimento attraverso l'allenamento, ci stanno, dicevo prima, le dimensioni più gruppali, dove questo può essere agito, perché anche essere orientata agli obiettivi, portare dei risultati, lo si può fare insieme ad altri, no? Difficilmente si fa tutto in autonomia. Con consapevolezza di quelli che sono i nostri punti di forza e quelle che sono un po' le dimensioni che
è necessario sviluppare. E ci piace un po' noi raccontare questa, con una metafora, un po' il punto sul quale anche i nuovi responsabili, i nuovi leader, quelli che hanno un po' una funzione di guida in questo momento, è che prima erano, come dire, governavano, allenavano squadre che avevano, come dire, una certa routine, una certa progressione, ora si trovano veramente diventano degli allenatori di rafting, quindi dove continuamente anche l'allenare diventa qualcosa di molto variabile, molto veloce e molto anche nuovo rispetto alle nuove connessioni di competenze che sono necessarie. Samantha, hai ripreso una metafora calcistica del ministro Colao, che ha detto siamo pronti per andare in Champions League l'altro giorno, e quindi siete in linea anche con il pensiero. Io rafting, calcio so poco. Sì, però nell'apertura ha usato la tua stessa metafora calcistica, quindi siamo pronti per andare in Champions League, ma soprattutto siamo pronti per questo nuovo ciclo digitale. Io ringrazio tantissimo tutti i nostri ospiti di oggi, che come vi avevo anticipato in apertura sono degli innovatori da sempre, dei traghettatori di innovazione e cultura digitale nella pubblica amministrazione italiana, e vi saluto tutti e buona giornata, grazie ancora. Grazie. Saluto SCS Consulting ovviamente, che ci ha permesso di fare questo dibattito. Arrivederci. Grazie.